Stasera la facciata di Montecitorio si colorerà di viola in occasione della giornata mondiale della fibromialgia, una patologia che forse non tutti conoscono ma che colpisce, si stima, dai 3 ai 4 milioni di italiani, soprattutto donne. Si tratta di una malattia cronica che provoca dolori muscolari associati a disturbi del sonno, affaticamento, deficit di memoria e concentrazione. È proprio per la varietà di disturbi è difficile da diagnosticare. Non ci sono cure risolutive, ma è importante che il malato segua trattamenti multidisciplinari in grado di attenuare i sintomi. Le persone soffrono non solo per il sintomo principale che è il dolore muscoloscheletrico, ma anche per quello che sono dei disagi di tipo psicologico associati, quali spesso un disturbo di tipo depressivo o ansioso. È importante quindi farsi carico anche di questi aspetti e quindi è sempre più importante una presa in carico globale da parte della figura del reumatologo insieme a quella dello psicologo. Al momento la fibromialgia non è inserita nei livelli essenziali di assistenza, la patologia non viene considerata invalidante, per questo chi ne soffre non può beneficiare di agevolazioni in ambito lavorativo. Da qui l'appello dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ad aggiornare i LEA.